pista sul circuito internazionale Valle del Liri ad Arcio in provincia di Frosinone per i primi test collettivi della Caprese Lazio che si svolgerà il 16 di febbraio 2014. Abbiamo avuto un buon risultato perché abbiamo una settantina di piloti che stanno provando, quindi posso dichiarare ufficialmente aperta la stagione agonistica di UPM. Siamo qui con Francesco Pio Scognamiglio, campione italiano UPN nel 2013 sulla pista del Sagittario. E il papà è orgoglioso sempre di te, vero? Certe volte, diciamo. Solo certe volte! Allora due parole proprio al papà di questo campione. Ma speriamo di ripetere quello che abbiamo fatto nel 2013. Soprattutto è stata una vittoria importante perché gli avversari erano fortissimi. Yeah.
bella giornata, i piloti tantissimi, la stagione diciamo 2004 si annuncia una buona stagione. Devo dire che sono veramente contento perché c'è stata una partecipazione che forse non ci aspettavamo. È una buona idea questa dei test, perché i piloti arrivano già preparati alla gara, hanno possibilità di sperimentare diciamo i vari materiali, è una cosa ottima. Fa rispettare le regole affinché ci sia la sicurezza per tutti. Tutto. Ecco, abbiamo toccato un tasto dolente, quella che è la sicurezza all'interno delle piste. Mario, dacci qualche spiegazione come l'autodromo Valle del Liri si comporta e investe proprio sul piano sicurezza. Allora, per fare un esempio, noi abbiamo una recinzione che è la recinzione a pastorale prevista dalla federazione, però io dalla mia esperienza ho fatto ancora di più. Ci fai caso, ad ogni paletto, nonostante che c'è la rete in tensione, perché poi ci sono i cordini che mantengono la rete in tensione, abbiamo messo delle gomme abbullonate fra loro, in modo che se uno va a sbattere, comunque se va a sbattere a grande velocità, prima del ferro del paletto trova la gomma. La stessa cosa stiamo facendo con le barriere tra una corsia e un'altra. Stiamo mettendo delle gomme abbullonate fra loro e all'interno di esse passa un cordino d'acciaio al centro, in modo che praticamente diventa tutta una barriera legata, che se uno va a sbattere comunque non va a finire sull'altra corsia. Sono tutte cose di buon senso, perché io ci tengo particolarmente alla sicurezza, perché sulla pista ci corrono i ragazzi, ci corre anche mio figlio, ci corrono i nostri ragazzi, e quella è la prima cosa, è la sicurezza, la prima cosa in assoluto. Quello di Modo, amico del Bel Air, eh? Amico del Bel Air.